Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video targato ai Techmania. Oggi, come forse avrete notato dall'inquadratura un po' insolita, recensirò una action cam. Non l'action cam che siamo abituati a vedere a prezzi stratosferici come 400-500 euro. Questa è un'action cam un po' più economica, però vi assicuro che si difende abbastanza bene. Iniziamo! Quando si parla di action cam, sicuramente tutti conoscerete le famose GoPro. Si tratta di piccole e versatili videocamere adatte in ogni situazione, grazie ai numerosi accessori che ne permettono il montaggio praticamente ovunque. Il prezzo medio di una GoPro è di circa 350 euro, ma fortunatamente il mercato si sta espandendo e oggi ci sono diverse valide alternative più economiche. Una di queste è sicuramente la cam che stiamo andando a recensire, la SoCo C10. Prima di addentrarci tra le specifiche tecniche, iniziamo dalla dotazione. Questa action cam, a differenza di altre ben più costose, ha moltissimi accessori già inclusi nella confezione, cosa che ci farà risparmiare ulteriori soldi e che ci permetterà fin da subito di installare la nostra cam in qualsiasi supporto. Inoltre, tutti i vari accessori sono compatibili con l'attacco standard delle GoPro. Parlando di specifiche tecniche, la SoCo C10 riesce a registrare video fino a 1080p a 30 fotoframe al secondo, una fotocamera da 12 megapixel, angolo di visione a 170 gradi, wifi integrato per trasferire le foto direttamente su smartphone e supporto per memoria SD fino a 32 giga. La C10 ha un software ben ottimizzato, gestibile grazie a un comodo monitor integrato. Tra le varie funzioni a nostra disposizione troviamo la possibilità di effettuare timelapse, scatti multipli, attivare o meno lo stabilizzatore video e il motion detection, grazie al quale la cam attiverà la registrazione in modo automatico non appena avvertirà che siamo in movimento. Sarà ovviamente possibile settare anche alcuni parametri tecnici come sensibilità ISO, bilanciamento del bianco, qualità formato dei video e delle foto e molti altri aspetti. Se uno dei vostri obiettivi è quello di realizzare foto o riprese subacquee, la C10 è quella che fa per voi. Grazie alla custodia a tenuta stagna in dotazione, potrete realizzare fantastiche riprese fino a 30 metri di profondità senza nessun problema. Ho testato a fondo la SoCo C10 prima di fare questa recensione. Nello specifico ho voluto provare la sua resistenza in situazioni estreme. L'ho testata molto sott'acqua, fino a 20 metri di profondità e immergendola durante degli spostamenti in barca dove la pressione era notevolmente maggiore, in modo da verificare se avesse qualche infiltrazione nella sua custodia a presa stagna. Il risultato è stato positivo, nessuna infiltrazione di sorta e qualità delle riprese sempre perfetta. Posso dire che questa economica action cam è sicuramente un ottimo prodotto, che sorprende soprattutto per la qualità delle immagini anche in condizioni di scarsa luminosità e per la sua notevole dotazione di accessori. La batteria da 900 mAh garantisce una durata di registrazione di 60 minuti a 1080p, ma visto il costo irrisorio di queste batterie, 3 euro circa, vi consiglio di acquistarne almeno due, così ne avete sempre una di riserva. La SoCo C10 è una delle migliori action cam del mercato con rapporto qualità-prezzo. Si può trovare infatti a solo 75 euro, molto meno rispetto alle più famose action cam in commercio. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito come al solito a lasciare un like, a condividere, e ovviamente vi lascerò tutte le info per acquistare la cam in descrizione sotto a questo video. Per leggere la recensione completa ci sarà sempre in descrizione il link che riporta al nostro sito techmania.it. Ciao e alla prossima!